Ciao Rosine, buongiorno! Allora, oggi parliamo di una cosa fondamentale per tutte quante, ossia l'appuntamento per la scelta dell'abito da sposa. Quindi vi do 5 consigli su come affrontare questo giorno. Il primo, spesso mi chiedete, è necessario fissare un appuntamento? Sì, la risposta è sì, ragazze, ma perché? Perché avrete una bridal stylist che vi seguirà in tutto il percorso. Quindi viene creato uno slot e riservata una sala appositamente per voi, quindi è necessario fissare un appuntamento per consentirvi di vivere al meglio tutta quanta la giornata. Numero 2, la consulenza. Non dimenticate che avete una bridal stylist apposta per voi che vi seguirà, quindi vi consiglio di parlare con lei di tutto quello che vi viene in mente, a partire dalla scelta della location al modo in cui volete impostare il matrimonio e perché no anche per il budget dell'abito da sposa. Numero 3, quanto dura una prova? Il tempo minimo necessario per far sì che voi facciate una scelta consapevole e che viviate al meglio tutte le emozioni all'incirca ci vogliono un paio d'ore. Quindi ricordate di non venire con i minuti contati, altrimenti non vi godete nulla. Questo è il consiglio della wedding planner. Poi, numero 4, ma da non sottovalutare, è la tempistica per la scelta dell'abito da sposa. Quanto tempo prima va scelto questo abito da sposa? Considerate più o meno 8-9 mesi, perché poi ci saranno almeno 3 prove sartoriali in cui verranno apportate delle modifiche al vostro abito. Numero 5, ma da non sottovalutare l'importanza del team bride, ossia delle persone che volete portare con voi il giorno dell'appuntamento. Mi raccomando, persone che siano vicine a voi, ma non esagerate nel numero degli accompagnatori. Per quanto riguarda il trucco, se desiderate potete venire truccate, ma senza esagerare. E mi raccomando, il consiglio è godetevi ogni emozione e ricordate che il vostro giorno indimenticabile comincia con noi. Se vi è piaciuto, cuoricino, seguitemi e alla prossima!